Buon salve a tutti, signori, bentornati sul canale. Oggi, ragazzi, ci ritroviamo qui con un nuovo video, sempre di Fantacalcio. Secondo episodio, è riuscito il primo con le statistiche e tutte queste statistiche sui miei presenze, gol, assist, rossi, gialli, fantamedia, su tutti i miei giocatori. E niente, oggi andiamo a vedere un po' più la parte consistente del fantacalcio. Andiamo a vedere, non vi dirò la mia posizione di classifica, ve la svelerò solo alla 38esima giornata, in realtà non la so neanche io, però comunque comunque, senza perdere altro tempo, partiamo. Allora, oggi andiamo ad analizzare un po' i miei punti dalla 20 alla 27esima giornata di campionato. Allora, adesso sono le 12:22 e sta per iniziare tra 5 minuti la partita di Bologna-Sampdoria, che vede protagonista Soriano, che ho messo titolare, non è che abbia tanta scelta, ma dopo vi spiego perché. E dunque, magari andiamo a vedere un po' il tutto. Allora, cominciamo ad andare un po', vediamo cosa sta succedendo attualmente. Allora, c'è sta squadra di Senato ultimo, che ha 10 Muriel, gol 7 più 3 gol, 7 più gol 3, quindi 7 più 3, 10. E Immobile 6 più 1, 7 assist. Strootman 6,5 più 1, 7,5 assist. Bonaventura 6,5, crescito 4,5. Panchina col Freuler 6. Dunque, questa è un po' la situazione di questa squadra di Senato ultimo, che ha gli hanno giocato ben 5 giocatori, che calciatori. A me invece 23,5 Drongoski, ieri ha fatto l'assist per Vlahovic, 6,5, cioè scusate, 7,5 meno 1, 6,5. Luis Alberto 10, ci sto godendo, 7 più 3, 10. Zapata 6 più 1, 7 l'assist. E in panchina ho 3 panchinari, sapete perché, ma volete capire che situazione che ho? Volete comprendere la mia situazione? Cioè, io non veramente non c'ero, cioè non ho parole, sono in un periodo di crisi totale, di formazione non solo, ma io vado avanti perché questo voglio fare, questo fantacalcio. Allora, giusto per farvi capire, ho i tre portieri, Ospina, Consigli, Drongoski. Poi i difensori ho De Vrij, che ho schierato titolare, Teo Hernandez, che ho schierato titolare, Hakimi titolare, Lianco titolare, Letizia infortunato, Reynolds in America, Singo col Covid. Centrocampisti, Castrovilli infortunato, Soriano titolare, Verdu infortunato, Pellegrini titolare, Mkhitaryan infortunato, Zanoli infortunato, Luis Alberto titolare, Caviglia infortunato. Farvi capire. Attaccanti, Lozano infortunato, che l'ho messo perché hanno detto tutti e adesso va e Gattuso lo recupera per la panchina. Può giocarsi 20 minuti, un quarto d'ora. Ecco, della Tiesta, resta a Napoli, non va in trasferta, mandate tutti. Poi c'ho Mertens, che è in una condizione di schifo. C'ho Zapata, che ha giocato per miracolo, mi ha fatto pure assist, grande Zapata. Belotti, che è debole, Nicola ha detto. È guarito dal Covid, ma è debole, non gioca contro l'Inter. Ma sentimi un po', Nicola, fatti un lavaggio del cervello. Vabbè, comunque, destro con rosso, Belotti con Covid, è malato, è debole, c'è lì, ma lasciamo stare. Ma soprattutto sono stato attualmente per ora graziato da questo punteggio. Ho tutti con bonus, vabbè, Drongoski col malus, però sono tutti dettagli. Andiamo a vedere un po' la situazione di Pietro Squad, che si è dimenticato di mettere la formazione. Comunque aveva Milinkovic in panchina, gol. Vabbè, comunque, Alema, preparatevi, perché questo ha una formazione che vincerà il fantacalcio. Gosens 6 più 1, 7. De Paul 3 più 7 più 3, 10. Pasalic 13,5, doppietta di Pasalic. Non so se mi state sentendo. 8,5 più 3. Più 6, 13,5, ma aspettate qua, Di Marco 7 più 3, 10, Tamez 5,5, Vlahovic 17, Ilicic 7. E qui un po' la sfavorito l'inesperienza. Vlahovic 17, Di Marco 10, Ilicic 7 in panchina, per farvi un po' capire, e 13,5 Pasalic, 10 De Paul, 7 gol. Veramente ha una formazione veramente da urlo, e cercherò di contrastare in qualche modo, però io non c'ho. Poi
le mie situazioni di crisi, veramente è inconcepibile, non è a questi livelli qui, è per questo che non lo potrò mai recuperare, di sicuro lui è il favorito per questo fantacalcio. Comunque andiamo a vedere un po' le ultime, i punti dalla 20 alla 27esima giornata dalla parte mia. Allora, io alla 20esima ho schierato Drogowski 5, Hakimi 6,5, De Vrij 6, Criscito 7, Mkhitaryan 10, Pellegrini 7,5, Vertu 6, Castrovilli 4, mannaggia sua madre, Zapata 6, Belotti 9, Osimhen non gioca. Per quanto riguarda la 21esima giornata invece faccio consigli 3,5, Hakimi 8, De Vrij 6, Cristo 6, Mkhitaryan 6,5, Vertu 5,5, Luis Alberto 6, Soriano 8, Zapata 5,5, Belotti 7, guarda qua, guardate qua, veramente non ho parole, perché Belotti invece di fare un semplice rigore, era Torino-Atalanta 3-3, sbaglia sulla ribattuta a segno, quindi automaticamente Fantamaster dice meno 3 più 3, che praticamente annulla il tutto e quindi si prende un 7, ma guarda, non c'ho parole. E poi Sanchez 7,5. Andiamo avanti, 22esima giornata, io continuo il cammino schifoso. Consigli 5,5, Hakimi 5,5, Hernandez 6, Singo 5, Mkhitaryan 6, Pellegrini 5, Veretout 13, grande Veretout, Soriano 5, Lozano 6, Belotti 6, destro 5, veramente cose dell'altro mondo. Qua invece ho, guarda, questa giornata veramente non ho parole per questa giornata. Consigli 4,5, ha subito un gol 4, ma non lo so. Hakimi 6, Tronando 6, Singo 6, Mkhitaryan 6, Pellegrini 5,5, Vertu 5,5, Luis Alberto gol migliore in campo 9,5, Zapata 11,5, Belotti 5,5, Destro 5,5. Guardate la panchina perché veramente, veramente. Drongoski che prende 2 punti in più di consigli, 6,5, De Vrij 6,5, Castrovilli gol e as, ma dai Castrovilli non ha fatto niente dall'inizio della stagione, ha cominciato a segnare 4 gol lampo nelle prime 5-6 giornate, poi basta, cos'è, alla 23esima giornata si inventa gol e assist, ma allora vai anche tu insieme alla mamma di Luis Alberto, perché poi vi spiegherò, e Soriano 10 in panchina, mamma, basta, guarda. Beh, 24esima giornata, Drogowski 5, 6,5, De Vrij 6,5, Singo 6, Mkhitaryan 5, Pellegrini 5,5, Vertu 9,5, Luis Alberto 6, Soriano 6,5, Mertens 10 e Destro che non mi gioca. Vai anche tu insieme alla company, mamma di Luis Alberto e tutte le altre. 25esima giornata, consigli 3. Qua ho fatto uno schifo, ho fatto 56,5, Hakimi 6,5, Hernandez 5, Letizia non gioca, cioè gioca però non gli dà il voto, Mkhitaryan 5 perché esce per infortunio, Pellegrini 6, Vertu 6, Soriano 5,5, Mertens 5,5, Zapata 7,5 e Destro 6,5, giornata veramente da cancellare. 26esima giornata, dunque questa però ho fatto qualcosa, non ho fatto niente. Drogowski 3, Hakimi 5,5, De Vrij 6,5, Hernandez non gioca, Mkhitaryan 6, Pellegrini 8, Luis Alberto 6,5, Soriano 10, Mertens 5,5, Zapata 5,5, Destro 5,5. 26esima giornata, siamo in live, vabbè, questa ve l'ho fatto vedere prima, però volevo farvi vedere una giornata, scusate, vediamo se la trovo. Scusatemi, perché c'era una giornata veramente... Devo farvi vedere una giornata. Oddio, questa è da buttare dentro il cesso e tirare l'acqua. Ho fatto 61,5. Consigli 4,5. Hakimi 6. De Vrij 6,5. Criscito 6. Mkhitaryan 4,5. Pellegrini 5. Veretout 6. Soriano 6. Mertens 6. Belotti 5,5. Zapata 5,5. Ospina 6,5, Drongoski meno 1, per fortuna che l'ho messo in panchina, Ibañez 5, Singo 7, Tomiasu 6,5, Luis Alberto in panchina, doppietta 13,5. Vabbè,
Miglia 5-6, Castrovilli 4,5, Sanchez senza, ma veramente da cancellare, cose dell'altro mondo. Andiamo al live e dovrebbe essere iniziata la partita tra Bologna e Sampdoria. Scusate un attimo, e dunque sta per iniziare. Comunque non sto qui a dilungare perché voglio farvi vedere quanto prende Soriano. Vediamo se non è iniziata, che sono le 12:31. Vediamo un po' classifica Soria. Andiamo un po' a vedere come si stanno comportando le due squadriglie. Dunque, non è ancora iniziata. Soriano intanto è titolare, confermato. Vabbè, Soriano le gioca tutte. Grande Robby. Comunque, detto ciò, il video può anche finire qui. Aspetta, un attimo, vi faccio vedere un po' le rose, alle master. Andanovic, Paolo Lopez, Audero in porta, Gosens, Mario Rui, Spinazzola, Di Marco, Calabria, D'Ambrosio, Mancini, Barella, Cataldi, Pasalic, Demme, Tamez, De Paul, Gagliardini, Callejon, Lukaku, Lautaro, Insigne, Vlahovic, Ilicic. Formazione mostruosa. Pietro Squad, Donnarumma, Silvestri, Mirante, Bastoni, Quadrado, De Ligt, Jim City, Koulibaly, Danilo, Kumbulla, McKennie, Milinkovic, Kessié, Zaccagni, Chiesa, Cristante, Calhanoglu, De Roon, Ronaldo, Ibrahimovic, Berardi, Di Serio, João Pedro, con la mia Ospina, Consiglio, Drongoski, Hakimi, De Vrij, Singo, Letizia, Reynolds, Rianco, Teo Hernandez, Luis Alberto, Mkhitaryan. Guardate un po', guardate tutti gli infortunati che ho. Luis Alberto, Mkhitaryan, Pellegrini, Castrovilli, Soriano, Vertu, Caviglia, Zaniolo, torna, ti prego Zaniolo, poi Belotti, Mertens, Zapata, Lozano e Destro. Per quanto riguarda Stefano Scott, è stato ultimo, ma in realtà sta veramente facendo dopo l'asta di riparazione, sta facendo un grandissimo campionato, delle ottime prestazioni. Buffon, Golini, Szczęsny, Skriniar, Bonucci, Lazzar, Skriniar veramente il jolly che c'ha il jolly Skriniar, qualcosa di mostruoso. Skriniar, Bonucci, Lazzari, Tomori, Criscito, Attebur, Summa, Robo, Buonaventura, Zielinski, Froiler, Strootman, Artur, Elmas, Kulusevski, Meite, Morata, Dzeko, Muriel, Osimhen, Immobile. Si va avanti qua con le pubblicità. Dunque ragazzi, il video può finire qui, vi ringrazio molto per la visione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, spolliciate, e poi vi lascio il link in descrizione del mio primo video che ho fatto ieri, per magari vedere un po' di statistiche, un po' di curiosità. Dunque ragazzi, su questa schermata ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Bella!